Buongiorno a tutti cari amici elettronauti. Buongiorno. Benvenuti in una nuova puntata delle News Green della settimana. Il nostro appuntamento del lunedì alle 18 per iniziare carichi. Da non mancare, eh? Esatto, mai. Mi raccomando, accendete la campanellina per non perdervi nessun video. Yes, perché nel 2024 l'Italia ha compiuto dei significativi progressi e ne parliamo proprio adesso. Esatto. Vabbè, vi lascio a lei. Ciao. Sì, perché nel 2024 l'Italia ha fatto molti progressi nel riciclo degli pneumatici fuori uso, con oltre 168.000 tonnellate raccolte e avviate al recupero da Ecopneus, superando del 10% gli obiettivi di legge. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una gestione efficiente e trasparente delle risorse, senza aumentare i costi per i cittadini. Parallelamente, il consorzio Ecotire ha raccolto oltre 44.000 milioni di chilogrammi di, appunto, questi pneumatici fuori uso, contribuendo a rendere più circolare il processo di gestione degli pneumatici dismessi. In 14 anni di attività, Ecotire ha recuperato circa 583,5 milioni di chili di questi pneumatici, equivalenti a circa 77 milioni di pezzi. Il riciclo ha permesso di risparmiare risorse naturali, ridurre le emissioni di CO2 e promuovere l'uso di materiali riciclati in settori come pavimentazioni sportive, asfalti e isolanti. Ad esempio, la gomma riciclata è stata impiegata nella realizzazione di asfalti silenziosi e durevoli, contribuendo a migliorare la qualità delle infrastrutture stradali. Questi risultati evidenziano l'efficacia del sistema italiano della gestione di pneumatici fuori uso. E andiamo avanti al Green Med Symposium 2025 di Napoli. Le comunità energetiche rinnovabili si confermano leve strategiche per lo sviluppo sostenibile del Sud Italia. L'autoproduzione e condivisione di energia rinnovabile, soprattutto da impianti fotovoltaici locali, è al centro del nuovo modello energetico urbano. Le CER napoletane si avvarranno di smart grid, sistemi di accumulo e strumenti digitali per monitorare i flussi energetici in tempo reale. Questo approccio mira non solo a ridurre le emissioni e la dipendenza dalle fonti fossili, ma anche a combattere la povertà energetica e creare valore sociale. Non male. Molto bene. Beh, restando nel Sud Italia, anche la Calabria sta facendo dei passi avanti con il Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese. Con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, il fondo mira a incentivare interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti da fonti rinnovabili. Le aziende calabresi potranno accedere a una combinazione di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, comprendo fino al 100% dell'investimento ammesso. Il bando è gestito da Fincalabria e si rivolge a micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Quindi anche qui molto molto bene. E parliamo ora dei natanti. Lucietta è il primo taxi bot full electric pensato per la laguna di Venezia. Repower l'ha sviluppato con Nauta Yacht e il cantiere Serenella di Murano, dopo un confronto diretto con i tassisti, così da rispettare i limiti di sagoma e servizio tipici dei canali. Lo scafo, in fibra di carbonio, misura 9,30 metri per 2,30 e ospita fino a 14 passeggeri ed è spinto da un motore da 200 kW alimentato da batterie da 180 kWh. La velocità massima tocca i 30 nodi, mentre alle andature regolamentari in laguna l'autonomia coprirà un'intera giornata di lavoro senza mai ricaricarsi, riducendo i costi operativi di circa il 90% rispetto ai taxi tradizionali. Lucietta debutterà al Salone Nautico di Venezia, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, rafforzando il ruolo della manifestazione come vetrina della nautica a zero emissioni. Andiamo a Venezia a girare un video speciale con Lucietta? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma pensate che l'Arena di Verona ora è alimentata da energia 100% rinnovabile grazie ad un accordo con AGSM AIM. L'impianto utilizza una combinazione di fonti fotovoltaiche e sistemi di accumulo, permettendo una riduzione di 800 tonnellate di CO2 annue. Il monitoraggio dei consumi avviene tramite sensoristica in tempo reale integrata direttamente nel sistema energetico dell'Arena. Che figata! Con un flash laser da record, un team europeo ha ottenuto per la prima volta carbonio allo stato liquido, materiale che sulla Terra compare solo a pressioni simili a quelle delle profondità planetarie. L'esperimento, raccontato da HDBlog, è stato realizzato con il sistema Dipole 100X e fotografato al superacceleratore X-FEL di Amburgo. È capace di scattare istantanee atomiche in trilionesimi di secondo. Una bella velocità, sì. Cioè. Il carbonio liquido diventa ora un banco di prova decisivo per progettare le minuscole sfere che racchiudono il combustibile nei reattori a fusione laser. E capire come si comporta durante la fusione chiaramente aiuterà a costruire gusci più uniformi e a ottenere anche implosioni più efficienti, un passo necessario ovviamente per mantenere accesa la reazione. Ma non è tutto, perché la capacità di assorbire calore e rallentare i neutroni apre la strada a un suo possibile impiego come fluido refrigerante nei futuri impianti, con l'obiettivo di tagliare materiali radioattivi e costi di manutenzione. Il risultato
passato, non accende ancora le lampadine, ma fornisce dati reali finora assenti e rende più solide anche le simulazioni che guidano la corsa europea verso un'energia da fusione pulita e programmabile. E una svolta verde arriva direttamente dal giardino con il muschio fotovoltaico, una tecnologia innovativa che sfrutta la fotosintesi per produrre energia elettrica in modo pulito e sostenibile. Questa particolare pianta artificiale, ideata da un team internazionale di ricercatori, è composta da foglie che combinano materiali bioispirati a cellule fotovoltaiche. Ogni singola foglia può generare fino a 0,5 watt di potenza e promette una durata impressionante di circa 35 anni. Oltre all'efficienza energetica, questa tecnologia offre chiaramente anche vantaggi estetici e ambientali. Il muschio fotovoltaico può essere facilmente integrato in spazi urbani, giardini verticali e superfici edilizie. Si apre così una nuova frontiera per la produzione di energie rinnovabili nelle città, contribuendo significativamente alla transizione energetica sostenibile e offrendo anche una soluzione pratica per ridurre l'impatto ambientale dagli edifici. Vi piace? È stato presentato il primo magnete superconduttivo del reattore sperimentale DTT in costruzione a Frascati. Si tratta di una componente chiave del sistema progettata per generare il campo magnetico necessario a confinare il plasma ad altissime temperature, replicando su scala terrestre il processo che alimenta il Sole. Il progetto guidato da Enea vede la collaborazione di enti scientifici, industriali, italiani ed europei. L'obiettivo è testare soluzioni tecnologiche in grado di affrontare una delle sfide più critiche della fusione, la gestione del calore nella zona del divertore, dove si concentra l'energia rilasciata dalla reazione. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha definito il DTT il cuore della sfida energetica del secolo, addirittura sottolineando il ruolo dell'Italia nel posizionarsi come attore protagonista in questa corsa alla fusione. Il magnete è frutto di tecnologie all'avanguardia sviluppate interamente in Italia, tra l'altro, e rappresenta quindi un primo passo concreto verso una fonte di energia sicura, pulita e potenzialmente inesauribile. E l'Italia gioca un ruolo molto importante. Un team di ricerca in Corea ha invece sviluppato una tecnologia capace di generare idrogeno direttamente dalla luce solare, con un'efficienza dichiarata del 98,46%. Il cuore dell'innovazione è un reattore fotocatalitico che utilizza particelle di ossido di titanio modificate con platino, capace di scindere l'acqua in ossigeno e idrogeno in modo stabile e anche continuo. Questo approccio supera i limiti attuali della fotocatalisi, finora troppo instabile per applicazioni su larga scala. La scoperta apre quindi nuove prospettive per una produzione di idrogeno pulito, senza elettricità né elettrolizzatori, riducendo quindi i costi e anche le complessità infrastrutturali. Ma chissà se e quando vedremo queste cose applicate davvero sul campo. Probabilmente ci vorranno ancora una decina di anni. Ma ora andiamo in Puglia, dove 1600 ulivi sono stati espiantati per costruire ed installare un nuovo impianto fotovoltaico del gruppo francese GDR Solare. Moltissime sono le critiche del momento, soprattutto per quanto riguarda la scelta di non installare un sistema agrivoltaico, dove i pannelli sono stati installati su strutture sollevate, permettendo il mantenimento di attività agricole tra le file, ma non solo, anche aiutando le attività agricole. Dell'agrivoltaico ne abbiamo parlato spesso. La produzione energetica stimata di questo impianto è di circa 1 MW per ettaro, con sistemi bifacciali e tracker solari per massimizzare l'efficienza, ruotando i pannelli in tempo reale, così da seguire il sole. La realtà, secondo me, è che gli ulivi sono troppo grandi, impegnativi e randomici per permettere e tollerare l'installazione di un sistema agrivoltaico. Però, diciamo, se andiamo verso qualcosa di sostenibile e rinnovabile, andare a spiantare gli ulivi, non lo so. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Quindi, carissimi, amici di Tronau, ti ho convinta alla fine a fare anche te, vabbè, quella cosa lì. Basta, giuro che questa è l'ultima settimana che facciamo, l'unica settimana che facciamo sta cosa, perché l'abbiamo fatta anche sul canale mio con le newsletter della settimana. Comunque, di ieri. Oggi è lunedì, ieri era domenica. Esatto. Quindi grazie ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina come sempre e ricordate, drive green, stay clean, per un futuro più sostenibile. Ciao! Fatto bravo questa settimana, eh? Hai visto? Buongiorno a tutti cari amici di Tronau. dopo il pranzo l'abbiocco. Comunque. Non mi piacciono i miei capelli. Neanche i miei. Da che parrucchiere vai, che magari... Io me li taglio da solo, perché risparmio. Mm.